Tutti quei cellulari, che io frega, capito? Tutti quei cellulari. C'era un'altra stanza, eh? Sì, ci sto bene qua, papà. C'è pure il letto numero 10 come capitano. Il ser numero 10. Che zozzeria. Ecco, bravo, va un po' del circolo. Allora, se cortesemente potete fare un po' più di silenzio, che qui c'è una persona sofferente che vorrebbe riposare, vi ricordo. Ecco, intanto, poi tanto manco si capisce, hai capito? Fanno così, manco me guarda. Ma non si capisce. Non si capisce. Qui l'unica cosa che c'è da capire, tesoro mio, è la faccia di questo. Guarda, guarda questo, guarda. La disgrazia che ci è capitata a noi. E soprattutto c'è da capire la fortuna che è capitata a questi, che mangiano, bevono e dormono a uffa. Papà, parla un po' più piano. Parla un po' più piano. Ma tanto non capiscono. Non ti preoccupare che quando c'è da capire capiscono, quando vanno a capire. Quando non vanno a capire fanno finta di non capire. Karim, o parla bene italiano? A me basta che sta un palmo dal culo mio, hai capito? Pure se parla bene l'italiano. Max, lasciali perdere, sono gente ignorante. Stanno a guardare loro, e chi gli sta facendo? Mi ha detto che è un geologo, che è scappato dalla guerra, poraccio. Questi ci costano 35 euro al giorno, li manteniamo noi, geologo. Hai capito? Oh. Che poi gli danno pure le case popolari che aspetterebbero prima agli italiani. Tra l'altro, questi con la fame che c'è, vengono qua, rubano, vengono a casa nostra, spacciano. Vedi quello che ha la mano sulla fronte, vedi, guarda che faccio. Quello è capace che ha violentato una, perché al paese loro è normale, capito? Vengono qua, la acchiappano, fa finta che è matto, con l'occhio da matto. Se fa una settimana dei psichiatrici, via a casa, senza neanche un giorno di carica. Guarda la faccia, vabbè. Karim, c'ha... Che c'è? Il post traumatico da guerra. Coraggio. Ma che ti bevi tutto? Ecco, bravo, andate, che è meglio. Andate. Ciao. Sì, ciao, bello. Va. E pure i saluti con la mano. Va, porta l'arancio. Felicità. Taratatata.